Ciao a tutti amici di Player Inside e benvenuti a Street Fighter 5, Street Fighter 5. È uscito finalmente Street Fighter 5 e quindi noi subito ci fiondiamo a provarlo. Avete visto che c'è lo Steam Controller? È bello. Ah, lo Steam Controller. È bello, però ancora non sono abituato. E poi fa trr trr trr, e qua fa trr 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 trr. Io invece il controller della PS3. Molto bene, me lo farò l'ho attaccato alla meno peggio, l'ho attaccato con il cavo di Ethernet. Ok, allora scegliamo qualsiasi. Lasciamo a caso, dai, quello che capita sì, capita. A caso, ho detto anche a... Cavolo. Okay. Allora il mio preferito è sempre stato Ken. Ken. Allora, ma qui dice, noto Minnea. Ah, però che Minnea. Attenzione, quello di Far Cry Primal c'è. Oppure Goku Super Saiyan 4. No, basta, non lo chiamo più in causa Dragon Ball, che ogni volta mi dicono, non ne capisci un cazzo. Voglio provare questo personaggio nuovo. Ecco Rosa, Rosa mi piace di più. Attenzione. Dunque, è la nostra prima prova Street Fighter 5. Noi eravamo esatto. Dei giocatori di picchiaduro quando eravamo ragazzuoli. Allora, io non di Street Fighter. No, sostanzialmente neanche io, però... io quindi chiedo scusa a tutti i giocatori di Street Fighter, ma io non però so giocare a Street qualcosina Fighter. Qualcosina me la ricordo, insomma. E quindi adesso farei vedere a tutti che io sono una... Tipo la Pac-Man Splugen, buona... me lo ricordo benissimo. Ecco, ecco, esatto. Facciamo vederlo subito. Facciamo vederlo. Facciamolo vedere subito. La Pac-Man Splugen l'hanno modificato. Allora, diamo subito un... visto che noi facciamo la in-zone... Sì. Diamo subito un giudizio estetico sul gioco. Allora, esteticamente ha un livello di dettaglio ottimo, però è un... vaffanculo. C'è anche da dire che non credo sia così esoso in termini tecnici, o almeno voglio sperare. Basta, non voglio fare sta mossa, voglio fare la mezzaluna indietro, quella tipo bella. Per fare il trigger, eh? Eh sì, però non lo fa. Non lo fa io perché... Io non so quale sia il trigger di Ken. Sono emozionata. Mamma mia, prendi overkill, overkill. La gente dietro felice che hai picchiato una donna. Guarda quello qua. Ah, però che due minne, dai. Effettivamente sono un po'... Cioè, secondo me rimbalzo. Cioè, un po' distraggono, effettivamente. No, distraggono tantissimo. Un po' distraggono, e forse è questo il potere della... Delle minne. No, no, il potere delle minne. Intendo, ecco. Tra l'altro c'era un impiegato di Ubisoft che si chiamava Le Mine. Te lo ricordi? No, era Ubisoft. Ma non mi ricordo, però si chiamava Le Mine, mi era rimasto il nome. Guardate la Midna, la nostra Midna, io so fare... Solo no! La Pac-Man Splugen e qualcosina d'altro, ma niente di più. Ma non è Pac-Man Splugen. E si chiama, lo diceva Gian di ODS, no scusami, no! Di Orion, Orion per favore. Non diciamo ODS, Orion. Io lo dico quando voglio, ODS, 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 denunciatemi, fottete. L'abbiamo parlato del giudizio estetico, stavamo... Allora, il giudizio estetico è molto bello, soprattutto le minne. No. Le minne sono molto belle. Beh, io direi di fare un'altra partita, peccato per Laura che è stata picchiata. Allora, si sono lamentati in molti del fatto che ci siano pochi personaggi all'anzio. Tu sempre femminucci, sai pure i capezzoli, cioè renditi conto. I capezzoli, ragazzi, a punta. Ma come si muovono? Sì, ti ricordi che se era nel giocatore 2 si muovevano così? Sì, questa cosa non l'hanno sistemata. No, ma lasciamola così che è più morbida com'è. Ragazzi, hanno addirittura enfatizzato... Vogliamo parlare dei muscoli di lei? Le caratteristiche fisiche dei personaggi. Ha due muscoloni giganti. Cioè, guarda che cosciasse sì. Che c'ha online. Le cosce, sì, anche. Hai visto che allora, c'ha anche le cosce? Io vabbè. Perché so usare Ryu? Perché, come Ken? Perché ha le stesse mosse di Ken. Solo che ha, se non sbaglio, la Dugan più convincente, lo Shoryuken pure, mi pare che... Però l'Attack and Splugen un po' meno convincente, Ma non mi fa ridere questo. Infatti sì. Ti ricordi quello, tra l'altro lo sponsor dell'Attack and Splugen, vivi la voglia di Splugen, era questa. Cosa stai dicendo? Negli anni 90 c'era la pulizia della birra e di Street Fighter insieme, hanno unito l'utile al dilettante. Ragazzi, non so giocare a questo gioco. Qualsiasi gioco combattimento, Mortal Kombat, Tekken, riesco. Però io ci vado più di Attack and Splugen. Soul Calibur tantissimo, ma Street Fighter per me... Ecco, appunto, almeno la Monster Class. Ecco, attenzione. È arabo proprio. Poi io, in particolare io, sono molto diesel. Cioè, no, lui è vero. Dopo. Lui parte male, però arrivi bene. Arrivo bene, sì, parto male, arrivo bene. Questo allora facciamo lo spareggio, anche se in realtà hai vinto tutte le cose sì, tu. Ci vuole una terza, la bella. La bella. Completiamo il trittico di Minne sì. Con Mika. E ovviamente io sempre rosa. Tu vai di Cammy. Quella che canta questa, giusto? Sì, è quella che canta. Tu vai di Cammy. Madonna Birdie, come l'hanno fatto. No, io direi di Mr. Bison. Ah, però, attenzione. Ma mentre sei là, dagli un pugno e finisce il combattimento. No, c'è nel menu. Non è no, vero. Non funziona così. Lei è l'allieva di Zangief. Minchia, però. No, Mika, ho detto, Mika. Pensavo che fosse altissimo Mr. Bison negli anni. Invece quant'è? 1,82, quanto me, praticamente. Beh, cioè, mi sembrava tipo 7 metri e mezzo.
Ma chi è quello? È la sua sparring partner. Cioè, nel wrestling c'è la sparring partner. Non ci sono inquadrature di Min in questo... Peccato. Sì, sì, allora, ragazzi, devo era un modo di dire. Devo dire che... Nel frattempo facciamo una mini recensione di Ghost Ham contro l'Error. Okay, ah, sì, ecco. Devo dire che tutto sommato si può giocare. Si può giocare, non è che non si possa giocare, eh. Mika, o Maika, è stata oggetto di censure rispetto alla versione giapponese. La versione giapponese si dava una si colpiva il sedere, esatto. Neanche fosse, ragazzi, si stava ficcando due dita in gola per infamità. Devo sfoderare il mio power. In questi giochi lo sai chi è forte? Marco Merrino. Ecco, una cosa, è vero, lui è forte. E picchiaduro 2D, picchiaduro 2D, che sono quelli che proprio per me... Zero, sì, possono però, fallire. Infatti, attenzione, guardate come sono gasati là dietro. E poi anche tu, e poi ho perso la femmina. In modo eccessivo, esatto. Attenzione, potremmo fare come fanno tutti i giocatori seri, elenco mosse, studiarcele. No. E invece non preferiamo fare così. Guardate come, ecco. Ah, tutta la vita. Tutta la vita. No, non è vero, dai. Callate bene. Niente, muoio, spacco tutto. Tanto ci sono molti tasti inutili nello tipo questi. Serve semplicemente ad avere un 8. Ragazzi, ho perso fortissimo. Attenzione, capelli di Miss Bison. Ok, Perso fortissimo perché comunque non so giocare. Perdonatemi. Però volevo semplicemente provare un attimino. Esatto. Street Fighter, avere un giudizio estetico. Non ci permetteremo mai di recensire Street Fighter. No, non adesso, senz'altro. Assolutamente no. Soprattutto vogliamo sapere se vi piacerebbe avere altre sfide tra Ride and Mind. E a quel punto io mi allenerò. Però allenati, cioè veniamo allenati, mangiati, puliti e finalmente così sappiamo giocare. No, che oggi è stato un po' così. Giusto però, per vedere le linee volanti. Il like scatta sulla simpatia e anche per i risvoltini involontari alle mie maniche. Alla prossima. Alla prossima.